Ciao a tutti ragazzi, io sono il Poro Michele, bentornati sul mio canale. Oggi andremo a vedere insieme quali sono stati i miei acquisti al CoinUp di Roma. Per chi non lo sapesse, per chi non avesse visto il video precedente, il CoinUp è stato una sorta di mercatino dell'usato dedicato esclusivamente a retro gaming e giochi da tavola. E siccome io sono un po' un nerd, un po' un figlio di Paps, ma soprattutto un poraccio, non mi sono regolato e ho comprato tantissime cose. Per l'esattezza si tratta di ben 15 giochi, avete un accenno della pila là dietro, e andandoli a vedere uno a uno cercheremo di capire insieme se effettivamente ne è valsa la pena acquistare tutta sta roba o seppure sono stato preso un po' dal raptus dell'acquisto compulsivo e qualcosina me la sarei potuta risparmiare. Mi raccomando, se il video vi piacerà, perché ancora non potete dirlo, lasciate un like e se siete nuovi iscrivetevi al canale. Partiamo! Ma dove andiamo poi? Cioè, mi sposto qua dietro, non sto partendo. Ed eccoci al cospetto di questa nutrita torre di retro gaming. Vi premetto che i giochi abbracciano diversi sistemi, ma non andrò in ordine di console di appartenenza. Cercherò di seguire un criterio mentale di importanza che mi ha guidato anche durante gli acquisti. Quindi spostiamo intanto la torre, così non ci saranno ulteriori spoiler. Intanto vedete il verde Xbox e iniziamo con una copia del primo Jak and Dexter The Precursor Legacy in italiano. Incredibile, bellissimo, ma in realtà c'è soltanto il disco, non c'è neanche il manuale, e penso addirittura che la custodia, no, anzi sicuramente la custodia anche è tarocca, ma la copertina e la retrocopertina dovrebbero essere comunque originali, che lo fa tornare abbastanza inutile nella sua inutilità. Il disco è originale, però insomma l'ho preso soltanto perché mi è stato messo in mezzo in un mucchione di acquisti, e proprio in questo mucchione risultavano anche Magna Carta per PlayStation 2, un JRPG sconosciuto e abbastanza spernacchiato dalla critica dell'epoca, se non sbaglio di origine sudcoreana. Sono un grande appassionato di JRPG, questo qua è completo, ma in altre condizioni, ovvero se non mi fosse stato buttato in mezzo a un prezzo iper vantaggioso, non l'avrei mai comprato, anche perché, come potete vedere, è in versione completamente spagnoleggiante, il che per un feticista del pallita quale io sono lo rende abbastanza inutile. Comunque è un po' un peccato perché il manuale c'è, è a colori, è bellissimo, ma insomma non so neanche se il gioco presenta una lingua un pochino più comprensibile, almeno per me, dello spagnolo, magari l'inglese o addirittura l'italiano. Comunque diciamo può essere un titolo che per ora me lo tengo in spagnolo in attesa di trovare a un prezzo abbastanza conveniente la versione italiana, che comunque non è facilissima da reperire. Diciamo che per ora fa numero. Cambiamo console, la PlayStation 2 tranquilli che ritornerà, e andiamo verso Xbox 360 con una copia di Gears of War 3, che non ho mai giocato, l'ho preso soltanto per questo. Ho giocato soltanto i primi due e poi mi sono fermato. Anche questo ho pagato qualcosa come 5 euro, credo, forse anche di meno, perché poi il totalone mi è stato scontato ulteriormente. C'è una sorta di libretto di istruzioni, non so se ce n'era uno più corposo. Comunque questa qua è l'edizione base. Di solito per questi giochi venivano fatte edizioni collector molto fighe, ma ho preferito andare liscio, anche perché le collector poi volendo si possono recuperare in un secondo momento. Però avevo voglia di rimpolpare un pochino la mia collezione Xbox 360, che sta finalmente riprendendo forma, e soprattutto giocarmi un gioco che non ho mai toccato. E a proposito di Xbox e rimpolpare la collezione, questo forse è il pezzo più interessante di questo primo lotto un po' spazzatura. Sto parlando di The Warriors per Xbox, la prima, completamente in italiano. Il gioco lo giocai su PlayStation 2 in una versione francese, non chiedetemi perché, probabilmente lo acquistai in Francia durante un viaggio con i miei genitori. Il gioco è completissimo, c'è anche la Rockstar Registration Card, inutile come una cosa inutile, ma il libretto, ragazzi, è in condizioni perfette e c'è l'introduzione a tutte le gang del gioco. Per chi non lo sapesse, è un gioco di Rockstar quando era un po' al suo apice creativo, durante il periodo di PlayStation 2 e Xbox, e Rockstar non era soltanto Grand Theft Auto, ma anche diversi esperimenti, così come quello di The Warriors, o Manhunt, o se vogliamo anche Bully. Questo è un gioco che si ispira al film degli anni 70, I Guerrieri della Notte, The Warriors in lingua originale, ed è un esperimento fighissimo perché è un ibrido tra un brawler e un open world alla GTA, difficilissimo ma super super figo e ultra violento. Se non l'avete mai giocato, dategli una chance. Rimaniamo su questa generazione di console e andiamo a prendere altri tre titoli, due per PlayStation 2 e uno per la prima Xbox. Per la PlayStation 2 in realtà sono due titoli molto interessanti. Abbiamo il primo Yakuza,
perfetto, comprare tutto in versione PAL, ma PAL inglese. E addirittura che hai Quick Start, così come Imagine The Lost Kingdom, in due lingue sconosciute, ovvero penso svedese e finlandese. Questo significa che le istruzioni saranno sia in inglese che in queste cazzarola di lingue scandinave di cui non ce ne frega niente. È un gioco che avevo in versione italianissima e giocai al tempo, poi ho rivenduto tutto quanto. Mi fa piacere riavercelo di nuovo fisicamente in collezione e soprattutto spero un giorno di trovare a un prezzo conveniente l'edizione italiana, che al momento si trova intorno ai 30 euro e per me è un pochino troppo, considerato anche che ora come ora non è neanche il modo più comodo per giocarli, visto che i primi Yakuza, se vogliamo usare la pronuncia corretta giapponese, se no Rox mi strilla, sono tutti quanti stati rimasterizzati, anzi riportati con dei remake sulle console di attuale generazione. Quindi questa qua è un'operazione puramente nostalgica, e andarci a spendere tra i 30 e i 40 euro per una copia ben tenuta, al momento, siccome è una serie che mi piace molto, non ho mai approfondito, sono molto affezionato a questo capitolo, però di sicuro non è una delle mie preferite, spenderci sopra troppo non me la sento. Stesso discorso per una copia perfetta di Zone of the Enders The Second Runner, il secondo capitolo della serie, che è stata anche questa recentemente riportata in HD sulle console di attuale generazione. È un gioco di combattimenti tra mecha, famoso perché c'era la firma di Hideo Kojima, ma non come game director, bensì semplicemente come produttore. È un ibrido tra un manga e appunto un brawler tra mech. Il gioco è interessante, in realtà diventò famoso oltre per il fatto di avere la firma di Hideo Kojima, anche semplicemente perché mi sembra il primo capitolo conteneva un demo disc del secondo Metal Gear Solid, che fu un gioco epocale, richiamò tantissima attenzione, e inserire una demo all'interno di una nuova EP fu una mossa geniale perché fece schizzare alle stelle le vendite di questa nuova avventura. Comunque, il gioco, anche questo, è PAL UK, perché no, prima o poi lo recupererò in versione pallita, se voglio fare proprio il super feticista. Per ora mi accontento così, anche perché se devo trovare il modo più comodo per giocarlo, di sicuro non è riprendere la PlayStation 2. E ritorniamo sull'Xbox, questa volta con un capolavoro dell'epoca, forse uno dei pochi giochi che segnò effettivamente la ludoteca della prima Xbox di Bill Gates, ovvero Fable in versione PAL ITA, e di questo sono felicissimo, pagato una cazzata anche questo. Il primo Fable a suo modo fece la storia sia dell'action RPG che delle promesse infrante di Peter Molyneux, e Molyneux, chissà, mica parlo francese, della sua Lionhead Studios, perché doveva essere un gioco semplicemente epocale, invece si rivelò essere semplicemente un bel gioco supportato da una campagna pubblicitaria che raccontò un bel po' di fandonie. Comunque abbiamo addirittura il catalogo tenuto benissimo della prima Xbox e dell'Xbox Live. L'evoluzione è già qui, sei pronta a giocare? Bellissimo, sono queste le cose che mi emozionano al di là del gioco. Fable, tra l'altro, secondo me è una di quelle serie da riscoprire, perché dopo un terzo episodio un po' sottotono mi sembra si sia fermata e non sia più andata avanti, è un po' un peccato. Comunque c'è stata la remaster anche qui per l'attuale generazione, e comunque sono tutti titoli completamente retrocompatibili, quindi insomma non c'è necessariamente bisogno di comprarsi un Xbox per giocare a Fable. Vi sembrerà strano, ma solo adesso arriviamo in territorio Nintendo e vi presento due giochi che molto particolari. Parliamo di Geist in versione italianissima, triangolo blu come piace a me, questo è un bollino che indicava il prezzo di 10 euro, completo di tutto, scritto in italiano, e disco, istruzioni e anche manuale di avvertenze Nintendo. Un gioco che fu un po' spernacchiato dalla critica dell'epoca, perché arrivava, diciamo, verso la fine del ciclo vitale del GameCube, o comunque di una console che già godeva di pochissima attenzione sia da parte del pubblico che dei media. Questo qua era un FPS atipico, ma allo stesso tempo radicato a una concezione altamente superata. Era un FPS che sarebbe stato meglio nel periodo dello split screen del Nintendo 64. Un gioco uscito un po' fuori dal suo tempo, su una console che nessuno si filava, e quindi vi potete immaginare quanto successo ebbe. Infatti non penso che lo conoscano in molti, nonostante sia un'esclusiva Nintendo. E la peculiarità era quella, appunto, che si prendeva il comando di un Geist, cioè di uno spirito che poteva prendere il controllo di tutti gli NPC presenti nel gioco, e quindi c'era questo spirito che si muoveva di personaggio in personaggio e si cambiava la prospettiva di chi si stava guidando. Titolo interessante che sinceramente vorrei giocare, invece per la console fetecchia
per eccellenza, uno dei porting più scandalosi che la mente umana ricordi è quello di Dead Rising per Wii, Chop Till You Drop, in originale per noi italiani, Salme di fine stagione, un bellissimo gioco di parole tra saldi di fine stagione e salme, perché ricordiamolo, è un gioco horror ambientato all'interno di un centro commerciale, triangolo blu, italianissimo e completo di tutto, mi sembra, sì. Anche se, come possiamo vedere, ci sono i residui dell'adesivo di un GameStop che ha applicato il prezzo. Che dire, questa qua è una conversione orrenda, perché questa ve la devo raccontare. Dead Rising secondo me è stato uno di quei giochi che ha veramente mostrato per primo le potenzialità della nuova generazione di console, quella dell'Xbox 360 e della PlayStation 3. Questo perché consentiva di avere su schermo, anzi era il primo gioco che mostrava su schermo una mole poligonale così elevata di zombie, e quindi di modelli 3D, che non si era mai vista prima, e tutto era gestito con una relativa fluidità. C'era anche una distanza dell'orizzonte molto ampia, e quindi per la prima volta non c'era più la limitazione tecnica che si potevano avere un tot di personaggi su schermo, e quindi per me è stato uno di quei titoli che ha rappresentato proprio il salto generazionale. Con la Wii Nintendo arriva 10 anni in ritardo a livello di hardware, mancano le conversioni, mancano i titoli di peso, ma uno ci spera fino alla fine che insomma questa Wii riesca a risollevarsi, anche perché giochi come Twilight Princess o Super Mario Galaxy avevano mostrato che la console poteva farcela a tirare fuori qualcosa di graficamente impressionante nonostante le limitazioni tecniche. Ma appunto il supporto third parties manca fino a quando Capcom decide di portare il suo Dead Rising anche su Wii con parecchi anni in ritardo, e il risultato è semplicemente agghiacciante. Quelli che erano orde di zombie si tramutano in 2-3 nemici presenti su schermo, neanche fosse un JRPG testuale. Una delusione assurda, poracci quelli che se lo sono comprato all'epoca e veri figli di Pups quelli che se lo ricomprano oggi e sono addirittura felici di avercelo in collezione. Ma la Nintendo, ragazzi, si ama sempre anche nel suo periodo più buio. Per proseguire andiamo alle console portatili, in realtà è solo una console portatile che sto riscoprendo piano piano e di cui sto espandendo la ludoteca in mio possesso, e sto parlando della PSP. In un acquisto a tema abbiamo il Medieval uscito per la console portatile di casa Sony, il Resurrection, che non è né un porting né un remake del primo capitolo, mi sembra. Ricordiamo che i primi due capitoli sono usciti per la prima PlayStation, poi una serie sostanzialmente morta finché non è stata revamped con questo episodio per PSP, ed è di nuovo caduta nel dimenticatoio fino a oggi, perché proprio questa settimana uscirà il remake del primo capitolo proprio su PlayStation 4. Un gioco abbastanza raro da trovare in prima edizione, pagato 10 euro, pochissimo a mio avviso, completo di tutto, e non vedo l'ora di riavere una PSP per giocarlo e provarlo. E a proposito di PSP, una bellissima conversione di Tekken, Dark Resurrection in italiano, il più grande picchiaduro del mondo è tornato, così recita il retro della copertina, e come dargli torto, completo di tutto, ma addirittura più che completo di tutto, perché dentro c'è un foglio di carta. Questa, ragazzi, sono le cose che mi fanno impazzire, anzi starò prendendo le malattie a toccare questo foglio. È un foglio di carta impaginato benissimo, dove a mano c'è scritto Tekken Story, ci sono tutti quanti i nomi dei personaggi di Tekken. Non so quale può essere lo scopo di una cosa del genere. Comunque il proprietario si deve essere divertito parecchio con questo gioco. Speriamo che però poi si sia lavato le mani prima di scrivere questa cosa. Manuale a colori, bellissimo, bello ciccioso. Fa piacere vedere che ci siano i manuali così corposi anche per console portatile. Ma questo qua mi riallaccia perfettamente al prossimo acquisto, perché per la prima indimenticabile PlayStation abbiamo due picchiaduro. E uno è quello, lo storico Tekken che segnò veramente il salto di qualità della serie. Abbiamo Tekken 3, condizioni pessime ma completo di tutto, la custodia probabilmente l'andrò a sostituire, c'è il fronte della copertina e ci sono le istruzioni oltre che al gioco. Le istruzioni multilingua ma non presentano in italiano, il gioco l'ho pagato pochissimo, l'ho preso tanto per questo, e soprattutto il retro copertina è multilingua anche questo. Presenta varie lingue, tra cui anche l'italiano, ma credo che questo retro copertina sia fotocopiato. Quindi mentre le istruzioni e il fronte sono effettivamente legit, e anche il disco, il retro copertina manco bugaz, come diciamo noi dell'Accademia della Crusca. Quindi vabbè, è stato un acquisto fatto per 5-10 euro, ci può stare, magari mi servirà come pezzi di ricambio. Comunque vedere in collezione la costina di Tekken 3 fa sempre la sua porca figura,
Ma ora parliamo del picchiaduro che più mi ha appassionato sulla console Sony. E chi è un nerdone come me capirà. Sto parlando di Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Ah, madonna ragazzi, quanto tempo ci ho perduto da ragazzino su questo gioco. In condizioni un po' così e così. È comunque la versione PAL che presenta le scritte in giapponese. È bellissimo. E si tratta di un picchiaduro di quelli straclassici. Le istruzioni sono in francese perché mi sa che questa, quella francese fu l'unica, se non una delle poche versioni PAL uscite, quindi mi tengo quella francese, mi va benissimo. E stiamo parlando di un picchiaduro 2D sulla falsa riga di FighterZ, solo che voi giovani di oggi siete abituati sin troppo bene, perché quel picchiaduro è una figata colossale. Questo, secondo me, se rigiocato oggi fa un po' sanguinare dagli occhi, ma era comunque bellissimo perché c'erano questi sprite 2D molto fighi. E soprattutto l'unica altra alternativa era un picchiaduro basato su Dragon Ball GT in 3D, ragazzi, che era fetentissimo, era bruttissimo, era ingiocabile. E, se, e questo, sebbene fosse comunque non questo campione di giocabilità, presentava comunque una grafica 2D molto più fedele al fumetto ed era emozionante poter giocare con tutti i personaggi di Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 perché il roster era composto da ben 22 personaggi selezionabili e insomma per l'epoca era un numero assai invidiabile. Certo, ora c'è un altro Ultimate che ha ben altri numeri, però credetemi, per l'epoca era qualcosa di sensazionale, soprattutto se poi c'era Goku di mezzo. E per finire, il pezzo più raro che ho trovato, l'edizione di Silent Hill 2 completa per PlayStation 2 italiana, speciale set di due dischi, tenuta bene. Il problema di queste edizioni speciali è che spesso la sovracopertina in cartone si andava rovinando, ma invece qua siamo in condizioni ben più che accettabili. Il gatefold interno è perfetto, ha entrambi i dischi, abbiamo le istruzioni in italiano ovviamente, stavo controllando perché se poi mi hanno messo delle altre istruzioni avrei rosicato parecchio. Manuale a colori, che bello, mamma mia. E in più abbiamo anche delle cartoline welcome back, poi delle cartoline da inviare a Konami se si avevano degli infarti. È completa, pagata a 15 euro, per me un prezzaccio, anche perché ragazzi l'ho vista in fiera in giro a 20, che comunque è un prezzo accettabile, ma non in versione PAL Ita. L'ho vista solo e semplicemente in versione PAL UK. E averla trovata, anzi averla ritrovata, perché anche questo era uno dei giochi che avevo ma poi ho venduto, per me è stato un vero colpo al cuore, anche perché è il survival horror a cui sono più affezionato in assoluto. E questi erano tutti gli acquisti che ho fatto. Devo dire, ce ne sono alcuni sicuramente evitabili, più che altro perché non rispettano i miei standard qualitativi o di appartenenza regionale, perché sono un po' razzista, però sul momento secondo me andavano fatti e sono stato felice di averli fatti. Ma oltre a questi comunque ci sono dei pezzi, secondo me Silent Hill 2, Dragon Ball, i due giochi per PSP, Dead Rising per Wii, Geist, perché comunque colleziono GameCube, Fable e The Warriors, che sono comunque dei titoli che sono stra felice di aver aggiunto nella mia collezione. Tutti gli altri saranno utilizzati come pezzi di ricambio, come titoli provvisori in attesa di fare l'upgrade a titoli magari in edizione italiana o in condizioni leggermente migliori. E questi ragazzi erano tutti i miei acquisti compulsivi, di cui vado fiero, ma non troppo. La spesa è stata contenuta, più o meno ci accostiamo sulla media di 10 euro a gioco, spesa contenuta un par di palle, però non lo so, il momento era bello, era felice, mi sono fatto prendere un po' la mano. Comunque fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi acquisti e magari, se mai siete stati a una fiera del genere, quali sono stati i vostri acquisti e soprattutto se ne andate fieri o meno. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, fate un po' quello che vi pare. Io sono il Poro Michele, sempre più vicino ai 30 anni. Ciao!